Ciao a tutti belli e brutti dal vostro Christian Ares, chiedo scusa per la mia voce, ma sono un pochino raffreddato. Allora, praticamente, cosa siamo venuti a fare qua? Siamo ancora con il nostro simpatico FIFA, voi direte, ma vabbè, ormai faccio solo questo. Praticamente, è un'altra sfida di Natale. Io boh, avevo capito che era fino al 24, ma a quanto pare continuo, vabbè, meglio. Allora, ero un po' dubbioso se farlo o meno perché comunque non dà un buonissimo regalo, cioè come premio. Come premio dà un pacchetto giocatori zinco, quindi vuol dire che sono 6 oro, 6 argento, però comunque essendo tutti giocatori, perché non farla? Vi ho detto, se è facile, bene, altrimenti che minga. Non è proprio facile facile, però c'è il trucco. Per quale motivo non è poi tanto facile? Allora, perché richiede giocatori dello stesso campionato massimo 3. Vabbè, questo non è complicato. Giocatori della stessa nazionale massimo 3, e già qui aggiunta quella, comincia a complicarsi. La cosa che facilita che ci vuole un'intesa 67 come minimo, quindi si possono usare i bronzini. Intesa dalla squadra però al 100% e il numero di giocatori in rosa 11. C'è un trucco per avere il 100% in queste sfide. Voi direte, sì, ok, Christian, la fedeltà. Non è vero, non è proprio così. Basta avere i giocatori con della stessa, ovviamente, della stessa squadra, della stessa nazionalità e via dicendo. In questo caso avere tutti e tre giocatori della stessa nazionalità, per esempio qui, era molto difficile. Quindi li ho presi tutti e tre della stessa squadra. Che vi fanno, come potete vedere, il portiere intesa 9, perché manca lo scudo. Lui intesa 9, ma lui intesa 10, perché c'è lo scudo e l'avevo trovato. Per quanto riguarda la fedeltà, ce ne vogliono almeno 7. Sì, 7, perché altrimenti nulla. Se volete fare questa squadra, però tenete d'occhio che questo qua mi è costato. No, questo qua mi è costato parecchio. E poi questo qua è S e l'ho dovuto trasformare in AS, ma io ne avevo 15 di modifiche, quindi non mi è costato assolutamente nulla. Allora, praticamente, poi se volete giocare un pochino sull'intesa, basta prendere anche questi due e metterli della stessa squadra. Io li ho trovati irlandesi, ma non della stessa squadra. Questo vi fa 10 di intesa, mentre questo 7. Se li prendo della stessa squadra, questo libera 10, questo probabilmente dava su 8. Ah, non sono sicuro. Allora, partiamo dal portiere. Portiere, questo portiere l'ho pagato 800, ma lo si trova anche a meno, e l'ho comprato a compra subito. Lui ho più. No, questo qua poi l'ho dovuto togliere. Questo primo proprietario, non so quanto possa costare, però costa relativamente poco. Questi due costeranno sui 200 massimo, 250. Poi Cabaselle l'avevo pagato 700. Primo proprietario, ma costa sui 1000. Goodfrey l'ho pagato 2000. Questo costa. Non so per quale strano motivo, ma non ce ne sono di, almeno per Xbox non ce ne sono a prezzo conveniente. Era l'unico che partiva da 600, partiva proprio da 600, ho dovuto lottare all'asta, anche perché a compra subito era 10.000 e col cavolo che spendevo 10.000 crediti. Se vi trovate in difficoltà con questo, io vi consiglio di magari rimanere sempre su Edge 3 e tenere sempre la stessa squadra. Se li avete già nel club, bene. Approfittate che ci sono i pacchetti regalo, cioè i pacchetti regalo. Ci sono i pacchetti bronzo con solo giocatori. Aprite un paio di quelli, magari trovate una botta di fortuna, magari trovate qualche giocatore interessante che potete mettere in questa squadra che hanno già lo scudo, così almeno guadagnate un po' di creditucci, cioè nel spendere spendete meno alla fine. Allora, dov'è che l'ho rimasto?
Questo qui che l'ho pagato 2000 crediti, spero per voi che riusciate a trovare, magari compra subito a 500-600 crediti. Io onestamente non c'avevo voglia di star qui ad aspettare, perché sennò dovevo aspettare un altro che aveva messo a 6 ore a 3,50 con 10.000 compra subito, e sono sicuro che quando arrivava a poco cominciava a rialzarsi. Quindi ho detto dai, spendo 2.000. Tanto il resto l'ho trovato, quindi ho speso relativamente poco per un pacchetto che costa sui 20.000 crediti. Quindi. Allora, continuiamo. Morris l'ho trovato, poi questo qua l'avevo trovato, quindi ho colto l'occasione di avere due della stessa squadra e li ho messi dentro, poi mi sono andato a trovare l'alternativa, sempre della stessa squadra. Morris è sempre lui. Wolf, che gioca in Liga quella austriaca, sì. E quindi di conseguenza mi sono preso, avevo anche questo che giocava in Austria, e mi sono andato a comprare lui che giocava nella stessa squadra per fare difesa. Quindi il giochetto è avere tutti quelli della stessa squadra e possibilmente della stessa nazionalità, così più fa molta più difesa. Se no altrimenti l'alternativa è avere gli scudi. Quindi questa qui l'ho fatta 100%, l'ho pagata relativamente poco perché comunque la maggior parte li ho trovati, quindi nulla, comunichiamola. L'anno scorso, se non mi ricordo male, avendo fatto tot di sfide, alla fine guardavano quante sfide avevi completato e ti davano un premio. Non so se anche quest'anno si comportano alla stessa maniera. L'anno scorso però l'avevano detto, l'avevano scritto, se non ricordo male, non vorrei dire una boiata. Sì, anche questa l'abbiamo fatta. Tanto qui ho veduto altri, vabbè, niente. Sì, ho veduto un po' di gente. Allora, vediamo un po' che cosa troviamo in questo pacchetto. Non è un tabellone. Meno raro. Turco. Turchia. Erpi. Ok, poi abbiamo trovato Carrico. 80. Surman. Dess. Danson. Questo mi può servire perché ho anche l'esterno destro che ho trovato ieri, se non mi sbaglio. Vabbè, questo è un momento di pura gioia. Poi passiamo ai bronzini. Gialli, che gioca in Africa. No, mi sa che gioca in Belgio. Perfetto. Ravanelli, cazzo, ho trovato Ravanelli, un'icona che non c'era. Allora, poi Brett. Insomma, tutti i giocatori stranieri. Questo può essere un problema. Bene, ragazzi, allora niente, questo è il pacchetto Zico che ho trovato nella sfida. Quindi, se il video vi è piaciuto, un bel pollicione lo guasta. Se siete iscritti al canale, iscrivetevi, che è una cosa vi fa piacere. E niente, diffondete il verbo e niente, ancora buone feste e ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!